Finezza regala forse un angolo inopportuno agli inglesi. Calcio d'angolo provocato da Francini, già battuto, e Brock sulla palla, ecco il traversone, il colpo di testa di Baroni, tenta il rinvio Progna, ma lo effettua quando la palla ha già superato la linea di fondo campo. Secondo angolo consecutivo per gli inglesi, mentre siamo al 10° minuto della ripresa. Batte ancora Brock. Arriva in corsa Robson e mette in gol. Robson sblocca il risultato al 10° minuto del secondo tempo ed è un gol che i nostri francamente avrebbero anche potuto evitare. Rivediamo il tiro della bandierina da parte di Brock, la palla è sfiorata da Parker e messa in gol perentoriamente da distanza ravvicinata dal giocatore Parker. Ancora Walkers, nuovamente cambiano il pallone i due centrocampisti, poi viene chiamato in avanti anche Cranston, recupera il pallone Donadoni, effettua il passaggio lungo per Vialli, possibilità di contropiede, Vialli punta all'area di rigore, esce il portiere, Vialli lo salta, gol della nostra nazionale under 21 al 44esimo del secondo tempo. Gianluca Vialli fissa il risultato sul 1-1 per l'esultanza di tutti i nostri giovani sostenitori a Swindon Town. Rivediamo la fase finale dell'azione, lanciato da Donadoni, Vialli evita anche l'uscita del portiere Mims e mette dentro, e il gol dell'1-1 salutato con manifestazioni di particolare soddisfazione da parte dei nostri ragazzi, che una volta ancora chiudono in maniera splendida un difficile impegno in campo internazionale. Da lunghissimo tempo è imbattuta